Ragazzi, ragazzi, allora, oggi vi faccio vedere una pagina per un mini album per scrapbooking. Allora, inizialmente pensavo che la cosa l'avessi inventata io, cioè questa pagina, perché in effetti l'ho fatta non seguendo il tutorial, tra virgolette, però la cosa mi sembrava strana. Allora, che ho fatto? Ti pare che io mi invento una pagina scrapbooking quando scrapbooking lo sto appena facendo. Allora, che ho fatto? Mi sono andata a rivedere tutti i canali di scrapbooking per vedere se per caso precedentemente avevo visto questa pagina ma era rimasta impressa, e così infatti è stata. È vero che le misure me le sono poi ricreate io in centimetri, perché il video era di una signora americana, e infatti poi vi metterò il link. Ho chiesto il permesso alla signora per poterlo fare, mi ha detto di sì, quindi va tutto bene. Allora, la pagina in questione è questa qui. Allora, questa sarà la pagina così, e ha una tasca qui, una tasca qui e una tasca superiore. Quindi è una pagina con tre taschine per poterci mettere le tag o quello che sia. Adesso vi faccio vedere come l'ho realizzata. Ciao ragazze! Allora, prendiamo il nostro foglio 30x30. Allora, adesso dobbiamo fare una linea di piegatura a 15 centimetri, quindi dividere il foglio a metà. Io sto utilizzando la base, quella della Ultimate Pro, per poter fare le linee di piegatura, e una pieghetta che ho acquistato qualche tempo fa da Opitec. Quindi facciamo quella a 15 centimetri, quindi perfettamente la metà. Dopodiché giriamo il foglio nell'altro lato e lo ruotiamo di 90 gradi. A questo punto dobbiamo fare due linee di piegatura, una a 9 centimetri e la seconda a 21 centimetri, quindi significa che avremo tre spazi di 9, 12 e di nuovo 9. Quindi abbiamo fatto la prima a 9 centimetri, poi la facciamo a 21 centimetri, oppure potete girare il foglio e farne 9 e 9, e al centro avete 12 centimetri, come più vi rimane, insomma, comodo fare la piegatura. Quindi ecco, sto facendo la seconda linea di piegatura. A questo punto dobbiamo rigirare il foglio di nuovo e metterci con la linea che abbiamo fatto a 15 centimetri, quindi verso di noi. E prendendo le forbici dobbiamo fare due tagli su quella linea a metà del foglio, fino ai 9 centimetri dove si interseca l'altra linea orizzontale. Quindi adesso, vedendo come faccio il taglio, si capisce forse meglio. Cioè, faccio questo taglio fino ai 9 centimetri, fino alla prima piega che mi trovo subito dopo, e così faccio dall'altro lato. Ecco qui. Una volta fatte questi due tagli, vi troverete con un foglio in queste condizioni, cioè così, con questi due tagli. Ora dovete fare cioè, mettendovi la parte quella bianca verso di voi, dovete crearvi dei triangolini che partono dove finisce la linea tagliata, fino a toccare, ovviamente, cioè devono essere perpendicolari alle righe, quelle che vi trovate orizzontalmente. Lo fate questo lavoro sia su un lato che sull'altro lato. Ecco qui, con la pieghetta schiacciate bene, ovviamente, le linee. Ecco qui. A questo punto dovete piegare, come sto facendo io, le alette che vi sono rimaste verso l'interno del foglio. Lo fate prima, ovviamente, come sempre, da un lato, e mi raccomando sempre, spingete bene le pieghe con una pieghetta, con qualunque cosa, in modo che rimangano ben piegate, fatte bene, perché altrimenti poi quei millimetri che sembrano stupidi, alla fine alla pagina portano dei problemi. Così fate anche dall'altro lato. Perfetto, ecco così. Di nuovo spingete bene con la pieghetta, fate anche l'altra aletta.
A questo punto dovete fare, tanto avete già la piega, quella orizzontale, la prima che avete fatto a 15 centimetri, e piegate in questo modo la pagina. Ecco qui che si sono formate, ovviamente, sempre spingete bene con la pieghetta, perché questa è la cosa più importante. Si sono formate le due tasche. Per poter formare la terza tasca, dobbiamo ovviamente incollare la parte posteriore, quindi metterete la colla su due lati, cioè su tre lati, scusate, avevo detto bene la prima volta, erano due lati, vabbè, perfetto, e facendo così ovviamente vi troverete la terza tasca. Ora, per prima dovete mettere la colla su un lato, quello piccolo, e le parti sotto. Infatti io vi faccio vedere come faccio con la pieghetta in modo che capite. Mettendo il io ho messo il biadesivo su un piccolo lato e sul lato 2/3 del lato quello sotto. Poi ovviamente piegate la prima aletta e poi sovrapponete la seconda aletta e così avete la prima tasca. Ecco così, ovviamente dovete fare sull'altro lato, quindi metterete il biadesivo sul lato più piccolo e sui 2/3 del lato più grande e fate la stessa cosa. A questo punto dovete fare la terza tasca. Per fare la terza tasca dovete mettere il biadesivo su i due lati. La base, l'altezza, metà della base e tutta l'altezza della vostra pagina e poi incollare. E così avrete pronta anche la terza tasca. Ecco qui. Quindi avete questa tasca e le due tasche che avete fatto in precedenza. Spero che questo video vi sia stato utile e che mi sia spiegata bene, perché sto iniziando ora a fare questi lavori mettendo l'audio successivamente e un po' mi trovo in difficoltà. Allora, qui potrete inserire le vostre tag e quindi buon lavoro con questa mini pagina, insomma, per fare il vostro mini album.